Noi crediamo che la cultura, lo ripeto sempre, sia davvero un luogo, un momento, un pensiero che aggrega. E questo, naturalmente, grazie all'appassionata, avviene in maniera davvero eccezionale. Grazie, buon ascolto, buona stagione, viva Macerata e viva i giovani. In bocca al lupo a tutti, grazie. Inizia così, con l'augurio del primo cittadino Romano Carancini, la stagione ufficiale 2015-2016 di Appassionata, con oltre 80 musicisti sul palco del Lauro Rossi, diretti da Stanislav Kochanowski. Dopo l'entusiasmante sold out dell'anteprima con Grigori Sokolov, che ha infiammato il pubblico del Lauro Rossi quasi con un tifo da stadio, è entrato nel vivo il cartellone di Appassionata con la formazione ideata da Pietro Farulli e tenuto a battesimo da Riccardo Muti, che dal 1984 ha formato migliaia di professionisti. Qualcuno mi dicesse: ma qual è l'appuntamento di spicco della stagione? Non saprei cosa rispondere, perché sono tutti di altissimo livello. Questi primi due ovviamente hanno un motivo particolare di essere citati: Sokolov, che ha avuto il gran pieno presso il Teatro Rossi, e quello di stasera è una gran festa giovanile, perché la massa di suono e l'energia che sarà trasmessa da questi giovani provenienti da Fiesole sarà una cosa di un'emozione incredibile. Era impensabile fare 10 anni fa una stagione e portare il grande pubblico a sentire un concerto, un recital pianistico, un trio per archi, un quartetto d'archi, e ci stiamo riuscendo. Probabilmente stiamo sulla strada giusta, abbiamo toccato i sentimenti della gente, del pubblico, che ha voglia di musica. Beh, la serata, come dire, in anteprima di Grigori Sokolov è stata davvero uno degli spettacoli più belli che credo si siano visti in questa città negli ultimi 20 anni, e va apprezzato, insomma, il livello di eccellenza che stasera si conferma con l'Orchestra Giovanile Italiana e con il proprio maestro Kochanowski. E quindi, insomma, è davvero un orgoglio, è davvero un ulteriore tassello di eccellenza che arricchisce questa città della propria qualità. Questa è davvero la città della musica, con una rassegna come quella presentata da Appassionata, che è un'associazione che va ringraziata proprio per la determinazione, ma soprattutto per questa attenzione verso il meglio e l'eccellenza, cioè l'impressione che non ci si accontenti mai di quello che è stato il passato e si tenda sempre ad avere il meglio, e per una città di 43.000 abitanti portare fior di artisti come Sokolov o tutti gli altri che verranno da qui al 2 aprile è davvero un elemento di grande soddisfazione. Appassionata è uno dei capisaldi della stagione invernale maceratese, e devo dire che anche quest'anno si conferma veramente alla grande, sin da questo secondo appuntamento così vitale nelle musiche, ma anche nell'età media, devo dire, dei protagonisti che sono con noi sul palco. È la passione quella che connota anche questa stagione, ma del resto anche la passione che ci mettono gli organizzatori e i referenti di Appassionata ogni anno, quindi è una conferma in realtà sempre in crescendo, tra l'altro. Oltre al sostegno del comune di Macerata, Appassionata si avvale anche di quello della Regione Marche, del MIBACT, di Società Civile Redi 100 Consorti, Lions Club Macerata Host, Mosca SRL, Fineco Banca, Menghi Shoes, BCC Recanati Colmurano e Zurich Antinori Assifin. Noi siamo stati sempre fedeli alle iniziative prese da Appassionata, e come quest'anno un programma così ricco, decisamente di qualità eccelse, di qualità, con solisti che è difficile pensare potessero venire a Macerata, no? Sto pensando, faccio qualche nome. Insomma, Pappano, per esempio, Pappano, che vediamo spessissimo in televisione, che verrà nel prossimo concerto con il primo violoncellista, primo violoncello della Scala. È un programma variegato, sono
13 concerti, uno migliore dell'altro. Anche nella scelta del programma ci sono sia concerti di musica da camera, quartetti in duo, orchestra. Ma ripeto, non ricordo dall'inizio della stagione un programma così ricco come quest'anno. Abbiamo scelto proprio Appassionata perché è un'associazione che è legata molto al territorio, proprio come la nostra banca, alla stessa maniera. La nostra banca attenta ai giovani, come lo è Appassionata, e la cultura regna sovrana. Iniziato già molto bene la stagione con il concerto, il primo concerto di Sokolov, e molto apprezzato anche dai nostri clienti. È il secondo anno che siamo presenti con Appassionata, abbiamo rinnovato il loro invito molto molto volentieri perché crediamo in Appassionata, nelle persone che ci lavorano, nel programma di altissimo livello internazionale, quindi con molta molta scioltezza abbiamo rinnovato il nostro impegno. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con i concerti di Appassionata è in programma per giovedì 29 ottobre con i solisti lirici dell'Accademia del Teatro Marinsky di San Pietroburgo.